Giovanni Memovia, come studiare rapido? Devi fare schemi velocemente. Cioè, per superare gli esami devi smettere di studiare. Non è vero che ci vuole un metodo, non è vero che ci vuole una strategia corretta, perché non esiste. Segui bene la puntata di oggi perché sarà la migliore che potrai trovare sull'argomento metodo di studio e in particolare sull'utilizzo di schemi per studiare. Entro la fine avremo ricomposto il puzzle di questo argomento controverso, avremo scoperto se siamo studenti logici e cosiddetti dinamici e se fai quello che ti dico avremo ridotto i tempi di studio di almeno 20 ore a settimana. Ma prima di continuare iscriviti al canale e fai clic sulla campanella, in questo modo non perderai neanche uno dei metodi che servono per studiare molto meglio in molto meno tempo e senza ansia. Secondo uno studio apparso su Nature, 3 studenti su 10 si deprimono oppure abbandonano l'università. Le facoltà scientifiche soprattutto si rivelano una specie di gabbia e gli studenti finiscono in un buco senza fondo fatto di ansia, difficoltà di organizzazione e delusione per la scelta dell'università che hanno fatto. Sai perché quasi la metà di questi studenti dicono di essere delusi? Perché usano un metodo di studio che non va bene per loro. Studiano fra le 3 e le 6 ore al giorno. E sai qual è, secondo le ricerche, lo strumento più usato nello studio scolastico e universitario e allo stesso tempo quello che dà più problemi di tempo? Esatto, proprio gli schemi. Io gli schemi li ho fatti tutti, orizzontali, verticali, a raggiera, le mappe mentali e concettuali, e adesso ti dico come studiare rapido e come fare schemi velocemente. Per prima cosa, mai usare fogli a quadretti, evidenziatori, colori, simboli, frecce e scrittura in stampatello. Quindi se vuoi risparmiare un terzo del tempo nella schematizzazione, usa un foglio bianco, una sola penna o matita, nessun colore, fai solo linee, mai frecce per connettere gli argomenti tra loro. E scrivi soprattutto velocemente. Lo schema non deve essere bello, deve essere funzionale, deve servire per ricordare, o meglio, per dare la sensazione al tuo cervello di aver fatto un ordine al suo interno di quello che stai studiando. Secondo, se vuoi avere risultati nel tempo, devi eliminare relazioni associative, cioè non devi scrivere sopra le frecce o sopra le linee che connettono gli argomenti, e devi eliminare scatole e cerchi intorno alle parole. Tutte queste cose sono rigide e superflue e noi invece stiamo cercando un modo di schematizzare e di studiare veloce e che rispetti le esigenze del cervello, e il cervello ha una sua organizzazione, non quella che scriviamo sul foglio. Allo stesso modo, non decidere in anticipo se partire dall'alto, dal centro, dal basso, dal lato. Parti da dove vuoi e inizi a aggiungere le cose importanti nello schema. Scrivi come preferisci, dando un ordine man mano che ti viene. È per questo che dico sempre di fare lo schema dopo aver studiato e mai durante. Perché durante studiamo, cerchiamo di tenere dentro le cose importanti e dopo le mettiamo su carta per sicurezza, ma stavolta con l'ordine che il cervello ci suggerisce, senza sforzo. Eliminare tutte queste rigidità darà una grande naturalezza al ricordo. In pratica sarà il cervello a trovare in autonomia le cose importanti dove lui ha deciso di metterle. Terzo, rigorosamente falli a mano. Ci sono un sacco di ricerche che dicono che farli a mano è meglio che farli al PC o su delle app. Le app belle per fare gli schemi costano, sono rigide, perdi tempo in cose futili e ti tolgono la cosa più importante che puoi fare mentre schematizzi, l'elaborazione. Ricorda che devi elaborare il più possibile prima di fare lo schema. E qui arriviamo al quarto punto. Chiediti sempre un sacco di perché. Fatti un sacco di domande. Se vuoi sviluppare la tua parte logica e dinamica, quella che veramente ti rende uno studente eccellente, devi chiederti il perché, il collegamento di ogni concetto con gli altri. E quindi forse la cosa più importante, se vuoi avere dei risultati immediati, in autonomia, senza bisogno di comprare corsi e libri che ti insegnino a fare gli schemi, esprimi te stesso. Alcune persone sono bravissime con gli schemi, altri con le mappe, altri prendono appunti con vari metodi, per esempio il metodo Cornell, e altri sviluppano il proprio metodo di studio con il proprio tipo di schemi, quelli che vanno bene per te. Per te deve essere come strappare il foglio su cui hai scritto degli interminabili riassunti di quell'esame odioso e diventare un artista con la sua tela. È una rivincita, risparmi del tempo ed è più confortevole per te. Devi sviluppare e applicare tutti i metodi di studio, tutti i modi di fare schemi? No, devi trovare il tuo, quello che va bene per te, quello che funziona nella tua situazione, per le tue materie, per i tuoi esami, nella tua università. Pensa alle mappe, per esempio, danno un'infarinatura, ma non danno veramente il ricordo.
Pensa agli appunti, ti permettono di selezionare, ma alla fine, dopo aver appuntato, hai bisogno di altre strategie. Quindi gli strumenti generici che vanno bene un po' per tutti finiscono per non andare bene per nessuno. Perché non sono pratici, sono teorici, sono sviluppati su carta a tavolino e quindi non possono adattarsi al tuo modo di essere e alle tue materie. Se finora hai fatto degli schemi, probabilmente hai fatto molto bene e ti faccio i miei complimenti, ma occhio, bisogna stare attenti a fare ancora meglio, c'è da migliorare. Poi non tutti saranno d'accordo, a me per esempio ha permesso di dare in media un esame al mese, anche lavorando, in tutte e due le lauree. Alcuni studenti rimangono appassionati ai loro schemi, al loro modo di farli, alla loro abitudine e anche un po' al male di vivere che provano quando si siedono davanti ai libri, perché in effetti lo sentono dentro di sé che non hanno voglia di fare quello schema e la prova è che hanno il rifiuto, il vomito e spesso si distraggono, oppure la loro attenzione o il tempo che riescono a dedicare allo studio di seguito è molto limitato, si aggira intorno ai 20-25 minuti. Se solo me lo avessero detto quando quei disgraziati dei miei insegnanti delle medie mi dissero che dovevo fare gli schemi con tutte le penne colorate e tutti ordinati sui miei fogli a quadretti per imparare a organizzare il mio pensiero. Eppure continuavo a farli per paura di dimenticare se non avessi schematizzato o per l'illusione che passare 2-3 ore a fare uno schema significasse lavorare sodo e poi ricordare. Sai che ci è voluto per smettere di farli una volta per tutte? Un esame gigantesco, glottologia, che tra l'altro odiavo e che era impossibile da studiare con gli schemi, e senza farli riuscii a passare quell'esame e mi resi conto che avevo risparmiato circa 20 ore di studio a settimana. Guarda il calendario, significa un giorno alla settimana in meno passato sui libri, con gli stessi risultati, con lo stesso impegno. E vuol dire anche imparare a fare un tipo di apprendimento che si chiama significativo, che vuol dire che riesci a integrare le nuove conoscenze che trovi sul libro con quelle che già hai. E per questo non c'è bisogno di schemi, c'è bisogno solo di un certo tipo di elaborazione. Ma gli schemi non sono vietati, a patto che si facciano bene. Bisogna anche capire se si è in grado di sostenere tutta quell'insicurezza, quell'immobilismo, quella rigidità e quella mancanza di libertà che gli schemi e le mappe hanno quando li fai come ti è stato detto di farli. Perché, come dico spesso, gli schemi e le tecniche non rispettano le caratteristiche di molti di noi. E diamoci anche un taglio con quest'idea che esista un metodo di studio universale. Sai cosa significa metodo? È un procedimento limitato e semplice per un risultato soddisfacente, appena soddisfacente. In pratica non ci sono metodi perfetti, ci sono solo sistemi che vanno bene per noi, sistemi di metodi, cioè sequenze di azioni e meccanismi intelligenti che ci permettono di raggiungere i risultati, quello che vogliamo. È un po' la differenza tra fare la carbonara in Italia e in Germania. In Italia sappiamo esattamente la sequenza e ognuno la fa un po' a proprio modo, ma gli elementi cardine sono sempre quelli. Anche in Germania o in altri stati del Nord Europa conoscono il metodo per fare la carbonara, però metteranno probabilmente solo un uovo, del pepe e del formaggio sopra la pasta. Tornando agli schemi, a chi ti ho fatto pensare? Chi conosci che fa schemi estremamente complessi, rigidi, colorati, scritti stampatello, sui fogli a quadretti, pieni di frecce e di parole inutili? Condividi quello che hai scoperto oggi e salva queste persone dal buco nero del metodo di studio fatto male e non adatto a noi. E se ti ho strappato almeno un sorriso, scrivi qua sotto nei commenti quello che è funzionale per te, come fai gli schemi e quali soluzioni hai trovato finora. Ci vediamo nella prossima puntata.